Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti, per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con spiriti più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del potere divino. Stretta la tua mano materna, guidare tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione. Farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Libro di Cielo, volume 7, capitolo 7, 5 marzo 1906. Continuando il mio solito stato, mi sono trovata fuori di me stessa insieme col bambino Gesù, tutto afflitto. Io nel vederlo così afflitto, ho detto: carino mio, dimmi che cosa vuoi, perché soffri? Per sollevarti? E lui si metteva con la faccia per terra e pregava, quasi che volesse che interpretassi la sua volontà, ma io non capivo niente. L'ho sollevato da terra, l'ho baciato più volte e ho detto: diletto mio, non capisco, che cosa volete? Vuoi che soffra la crocifissione? E lui: no, ed ha preso il mio braccio in mano e mi spuntavano i polsi della camicia. Ed io nel vedere ciò ho detto: vuoi che io sia spogliata? Vi sento molta ripugnanza, ma per amore vostro mi sottometto. In questo mentre vedevo un uomo che, preso dalla disperazione e dalla stima propria di se stesso, si suicidava, e questo nel nostro paese. Il bambino mi ha detto: non posso contenerla tanta amarezza, ricevine tu la parte.
ed ha versato nella mia bocca un poco della sua amarezza. Io sono corsa da quell'uomo per aiutarlo a pentirsi del male che aveva fatto. I demoni prendevano quell'anima e la mettevano sul fuoco e la volgevano e rivolgevano come se la arrostissero. Io per ben due volte l'ho liberato e mi sono trovata in me stessa pregando il Signore che usasse misericordia a quell'anima sventurata. Il benedetto Gesù è ritornato con la corona di spine tanto addentrata nella testa che le spine parevano fin dentro alla bocca e mi ha detto: ah, figlia mia, eppure molti non lo credono che le spine penetrarono fin dentro alla bocca. È tanto brutto il peccato della superbia che è veleno all'anima che l'uccide. Siccome chi tiene una cosa attraverso la bocca impedisce che passi alcun cibo al corpo per dargli vita, così la superbia impedisce la vita di Dio nell'anima. Perciò volli tanto soffrire per la superbia umana, e con tutto ciò la creatura giunge a tanta superbia che, ubriaco di superbia, perde la conoscenza di se stesso e giunge ad uccidersi il corpo e l'anima. Lo dico per obbedire, che avendo detto al Padre ciò che ho scritto di sopra, mi assicuravo che quella mattina un uomo si era suicidato. Capitolo 8, marzo, 9 marzo 1906. Continuando il mio solito stato, quando appena vedevo il benedetto Gesù e tante anime purganti che Gesù Cristo mandava in aiuto dei popoli, nei quali pareva che dovevano succedere tante di malattie contagiose, di in qualche punto di terremoti. Poi, chi si uccideva, chi si gettava nei pozzi, nei mari, chi uccideva altri, pare l'uomo stanco di se stesso, perché senza Dio non sente la forza di continuare la vita. Oh Dio, quanti castighi e quante migliaia di persone saranno vittime di questi flagelli. Capitolo 9, 13 marzo 1906. Questa mattina il benedetto Gesù non ci veniva, io dicevo tra me stessa: Signore, non vedi che mi sento mancare la vita? Sento tanta necessità di te che se tu non vieni mi sento distruggere il mio essere. Non mi negare ciò che mi è assolutamente necessario. Non vi chiedo baci, carezze, favori, ma solo la necessità. Mentre ciò dicevo, mi sono trovata tutta assorbita in lui e tutto il mio essere sperduto, in modo che non potevo fare altro e vedere altro che quello che faceva e vedeva lui stesso. Mi sentivo beata, felice, tutte le mie potenze assonnate, ossia come uno che va nel profondo del mare che tutto è acqua e se fa per guardare, guarda l'acqua. Se parla, l'acqua gli impedisce la parola e vi entra fin nelle viscere. Se sente, è il mormorio delle acque che gli entra per le orecchie. Con questa differenza, che nel mare c'è il pericolo della vita, non si sente né felice né beata, ma in Dio si riacquista la vita divina, felicità e beatitudine. Onde il benedetto Gesù mi ha detto: figlia mia, se tu non puoi stare senza di me, tanto ti sono necessario, è segno che tu sei necessario al mio amore, perché a secondo che uno si rende necessario ad uno, è segno che quello è necessario all'altro. Perciò, sebbene qualche volta pare che non debbo venire e tu ci stenti e vedo la necessità che hai di me, a seconda che cresce in te la necessità, cresce anche in me, e dico tra me: ma me lo vado a prendere questo sollievo al mio amore. È perciò che dopo aver tu stentato, io ci vengo. Allora, qui oggi è venerdì e forse mai meditazione, per quanto dolorosa, è caduta in giorno migliore di questo, insomma, anche se spesso Gesù prepara queste due incidenze, non è la prima volta, insomma, che capitano delle meditazioni appropriate per un giorno appropriato, no? Oggi la Chiesa ricorda in modo particolare, come ogni venerdì, la passione di Gesù. Sappiamo che è uno dei giorni più indicati per
le opere penitenziali, chi vuole può santificarlo col digiuno, la legge della Chiesa ancora obbliga a santificare il venerdì con l'astinenza dalle carni, questo non dobbiamo dimenticarlo, anche se in Italia la Conferenza Episcopale Italiana ha stabilito che nei venerdì non di Quaresima è facoltà del fedele sostituire l'astinenza dalle carni con altro esercizio penitenziale, ma questo bisogna sempre ricordarlo, che la Chiesa chiede ai fedeli di santificare il venerdì, che è giorno di memoria della passione di Gesù, del Figlio di Dio che ha sofferto queste cose inaudite, insomma, ed è morto per la nostra salvezza, con un gesto di penitenza, che è un gesto di amore verso Gesù, no? Di unione con le sue sofferenze, un gesto di gratitudine, un gesto che ci riporta alla memoria anche, no? Attraverso una piccola sofferenza che noi diamo al nostro corpo e il moltissimo che Gesù ha sofferto per noi. Chi prega l'ora della passione sa che c'è questa cosa misteriosissima, no? E deve essere atroce, insomma, delle spine penetrate dentro la bocca. Io quando ci penso dico, ma che giro hanno fatto? Perché poi non sono un esperto di anatomia, comunque pensando insomma anche alle varie possibili fonti di ingresso, diciamo così, a parte il fatto che devono aver sfondato il palato, perché da dove che entrano, insomma, quindi immagino insomma il dolore di una cosa di questo genere. Però qualche cosa veramente di inimmaginabile, insomma, di atroce. Bisogna anche pensare a quanto fossero lunghe, come dire, rigide, insomma, perché per penetrare quei tessuti, insomma, ci vuole una spina che è rigida quasi quanto un chiodo, insomma, no? Se no, come fa a sfondare la parete del palato di una bocca, insomma, no? Quindi questo è uno spettacolo, come dire, da contemplare, cioè la passione di Gesù deve essere contemplata da noi, ecco perché la Chiesa chiede questo piccolo segno, e deve essere contemplata con sentimenti di gratitudine infinita, insomma, ma anche di compassione infinita, no? Chi riceve questa grazia da parte del cielo, anche se bisogna disporvi, sia anche compassione profonda, cioè bisognerebbe versare fiumi di lacrime sulla passione di Gesù, come tanti santi facevano in continuazione. San Francesco è solo uno dei tanti, no? Che se iniziava a pensare alla passione di Gesù piangeva come un bambino, insomma, no? Questi non sono gesti puerili, devozioncelle da persone sentimentali e sciocche, nessuno pensi a una cosa di questo genere, questo è uno dei gesti religiosi in assoluto più grandi, più alti, più meritori che si possa compiere, graditissimo tra l'altro a Gesù. Certo che disse alle figlie di Gerusalemme: non piangete su di me, ma su voi stesse e sui vostri figli, ma questo non perché non gradisse il pianto di chi lo amava sulle sue sofferenze, ma perché voleva anche illuminare la causa delle sue sofferenze, che è il peccato dell'uomo da un lato, e poi, e qui entriamo nel merito di questa tragica meditazione, e l'inutilità delle sue sofferenze per molti, no? Cioè, piangete su voi stessi e sui vostri figli, poi Gesù continua, no? Dice, arriverà un giorno in cui diranno colli cadete su di noi, montagne copriteci, perché se trattano così il legno verde che sarà del legno secco, dice Gesù nel Vangelo, no? E neanche troppo velata allusione all'inutilità del suo sacrificio. Qui quest'uomo, quanto ci è dato di capire, sembra abbastanza chiaro che questo fa una brutta fine, nonostante che Luisa nella sua veste di anima vittima, quindi appena riceve un pochino dell'amarezza, questo è un gesto che abbiamo visto nelle meditazioni passate che spesso Gesù le faceva, un gesto molto forte, no? Anche molto significativo, versare nella bocca un po' della sua amarezza, quindi
lui si dice che parte, ovviamente è una partenza mistica, spirituale, e libera quest'uomo per due volte dai diavoli che lo prendevano e la mettevano sul fuoco e la volgevano e rivolgevano come se la arrostissero. Questi, qualcuno può pensare che siano favole, d'accordo, che ancora nel XX secolo, anzi nel XXI, stiamo ancora a parlare di queste cose, dei diavoli che arrostiscono le persone. Ognuno è libero, libero arbitrio, questo si tratta, non certo di libertà santa, di prendere in considerazione i dati della rivelazione così come meglio crede, insomma, no? E ovviamente nel rispetto della sua personale e quanto mai arbitraria opinione, no? Però l'esistenza dei demoni, la possibilità della dannazione e i tormenti dell'inferno. L'inferno non è una specie di, vabbè, di sala di assenza di Dio, no? Se Dio non c'è, ci facciamo qualche piantarello, ma tutto sommato non è tutta sta fine del mondo. L'inferno è qualcosa di atroce, e non soltanto la Chiesa lo ha autorevolmente insegnato innumerevoli volte, non solo nel Concilio Laterano IV, ma dovunque. E parla di pena del danno, del senso oltre che di pena del danno, cioè dei tormenti dell'inferno di cui Gesù parla nel Vangelo. Il fuoco, il pianto, lo stridore dei denti, e il gelo, insomma, no? Quando parla del ricco e burlone stando nell'inferno tra i tormenti, dice Gesù. Quindi, e attenzione, tutto questo causava a Gesù infinita amarezza. Quindi non dobbiamo mai immaginare che, come dire, Gesù ci gongoli che esiste l'inferno e se un'anima rimane impenitente dice vabbè, oh, mo adesso ti sbatto all'inferno che te lo meriti. Non prestiamo mai, insomma, a Gesù sentimenti di questo genere, insomma, ecco, perché l'anima, l'inferno è il fallimento dello scopo per cui un'anima è stata creata ed è un dolore immenso dato a Dio dall'esercizio sbagliato, impenitentemente, ecco, colpevole fino alla fine di questa spettacolare facoltà che Dio ha dato all'uomo. E qui Gesù dice, da che cosa dipende tutto questo? Interessante notare che vedevo un uomo preso da disperazione e dalla stima propria di se stesso che si suicidava. In particolare che poi il confessore le ha confermato, no? Attenzione! Perché la disperazione della salvezza è il peccato di Giuda, e Giuda era il re dei superbi. La disperazione della salvezza sembra un atto, come dire, da commiserare, no? Cioè da parte di un uomo che ha toccato tanto il fondo, che dice, ma guarda, questo non riesce nemmeno più a credere alla divina misericordia, quindi ti fa pena, no? Sembrerebbe così. Ma se ci si pensa bene, quella è l'ultima prevaricazione superba, perché chi si dispera della salvezza e chi si suicida toglie a Dio due importantissimi primati. Primo, il primato dell'amore, che è sempre più grande di qualunque nostro peccato, sempre. E che non esiste peccato tanto grave che non possa essere perdonato a chi ritorna a Gesù con un cuore semplicemente pentito. Basta anche un volgere di un pensiero, un'invocazione di misericordia. E noi questa gloria a Dio la dobbiamo riconoscere. E il superbo gliela nega, perché misura Dio con la sua piccola e capoccetta, e facendolo scadere a termine di paragone di un uomo. Io se mi avessero fatto questo non lo perdonerei mai, e quindi Dio è come me, ma per carità. Ma la seconda, e questa è una cosa ancora più grave, questa è cosa che va meditata e va gridata dai tetti, specialmente di questi tempi, dove c'è l'orrore dell'eutanasia che già come spettro aleggia in vari posti d'Europa e non solo d'Europa, e che sta allungando le sue tetre spire
anche dalle nostre parti. Il suicida toglie a Dio il diritto sovrano e assoluto sulla vita. Su questo non c'è argomento di discussione per noi credenti. Non c'è, non ci stanno santi, si dice, non c'è nessuna motivazione, né caso umano, né per quanto possa essere di compassione, che legittimi a un uomo la facoltà di dire tu al mondo non ci vieni, o tu al mondo a questo punto te ne vai, né si può dire di se stessi nella forma del suicidio. Non si può. Perché è un atto di prevaricazione, di superbia gravissimo. La superbia consiste nel farsi Dio di se stessi, nel mettersi al posto di Dio. Il tema della vita è proprio uno dei temi in cui l'uomo contemporaneo ha varcato questa soglia, ha lanciato una sfida, insomma, veramente brutta al Signore. Dicendo, comando io, lo decido io, se farla una vita, no? Se farla. Qui c'è tutto quanto il tema della contraccezione, delle pillole del giorno dopo, quando farla, se una volta che dovesse scappare qualche incidente, se tenerla, lo decido io. E qui tra aborti adesso c'è il boom delle pillole del giorno dopo, poi decido io quando una vita è degna ancora di essere vissuta oppure no, oppure decido io, in Italia sono leggi le dichiarazioni anticipate di trattamento. Decido io a priori che se mi trovo in certe condizioni, basta. Cioè, dietro tutto questo, cioè, noi sappiamo che, o meglio, noi non sappiamo tante cose. È vero che se si guardano certe situazioni con occhio umano, appaiono veramente dei casi molto dolorosi, che rasentano l'umana disperazione. Ma ciò nonostante, noi crediamo che anche dove ci siano delle situazioni di grandissima sofferenza, in maniera misteriosa ma vera, c'è la mano misteriosa di Dio, che permette quelle cose per fini che Lui solo conosce e con i perché che noi conosceremo solo nell'altro mondo. E per questo non è lecito sostituirsi a Dio compiendo questo atto. Queste sono manifestazioni estreme del vizio capitale della superbia che non è mai sufficientemente scandagliato dalla nostra anima. Per questo è un mostro orribile, dalle teste che sono ben più delle sette teste e dieci corna del mostro dell'Apocalisse, dai rami, come dire, terrificanti, no? Vediamo la corona di spine di Gesù, questo darsi a penetrare da parte delle spine intricatamente nei vari meandri della testa del povero Gesù. Ecco, questa è l'immagine di tentacoli della superbia che si infilano in maniera certamente non sempre così grave, ma a volte molto più sottile, più lieve, ma dappertutto. Non bisogna dimenticare che la superbia è il primo vizio capitale, non è la lussuria il primo vizio capitale, è il terzo la lussuria. Prima della lussuria c'è stata la superbia e ci stanno i soldi. Allora, i discepoli di Gesù su queste cose devono stare molto attenti. Quando sentono solo la puzza della superbia, e questo per sentire la puzza della superbia basta trattare il prossimo con alterigia, insomma, no? O parlare di se stessi e dicendo quanto sono stato bravo a fare questo, questo e quell'altro, no? Questo, già questi sono atti di superbia, o il rancore, o l'essere permalosi, ecco, prendersela per le piccole cose, non perdonare subito anche nel poco, sono piccoli atti di superbia, certamente non sono paragonabili a questi. Ma anche se sono piccoli, sono spine che noi mettiamo nella testa di Gesù. Gesù dice queste parole: tanto brutto il peccato della superbia che è veleno all'anima che la uccide. E dice: le spine nella mia bocca, rifletti, se tu tieni una cosa in bocca, no? Come faresti a far passare il cibo nel corpo per dargli la vita? Non potresti mangiare.
Immaginiamo che Gesù ci avesse, non lo so, cinque spine che gli passano dal palato e gli arrivano fino alla lingua. Come fa a mangiare? Non mangia. Non potrebbe dare vita al corpo. Ecco, dietro questo orrore, questo orribile dolore, c'è una simbologia, spiega Gesù. Perché se tu c'hai un tasso elevato di superbia, la vita di Dio nell'anima non c'è. E Gesù spiega, per questo vuole tanto soffrire. Ecco perché dobbiamo ben pensarci. Siamo, le ore della passione ci dicono che è stato coronato di spine per 3 volte, quindi per 3 volte sto calvario, sto tormento, insomma, no? Una peggio dell'altra. Poi bastonate in testa con la corona messa, quindi pressioni di vario genere, insomma, no? Il superbo perde la conoscenza di se stesso, cosa gravissima, ecco. Perché la conoscenza di noi stessi è che noi siamo delle povere creature. Abbiamo visto nella meditazione di ieri, no? Tanto per fare un pochino di ripasso, no? L'anima sente in se stessa un annientamento di se stessa, vede il suo nulla, la sua miseria, inabilitata a fare ogni ombra di bene. E quindi che fa? E quindi si abbandona nelle mani di Gesù e gli dice: io sono il nulla e tu sei il tutto, quindi io non sogno neanche la notte di ergermi come essere autonomo, di andarti a usurpare diritti che sono soltanto tuoi, e non fa niente che non capisco e tante cose, basta che capisci tu. Perde questa cognizione di se stessa, è un suicida dell'anima e in questi casi anche del corpo. È una tragedia. Quindi che Dio ce ne scampi e ce ne liberi e ci dia la forza di saper riconoscere le spire di questo mondo, di questo mostro, no? Ecco. Poi si vedono altri effetti, insomma, della follia umana. Nel secondo paragrafetto, anime purganti, che Dio manda in aiuto dei popoli. Cioè, il problema è che c'è sempre questa dinamica, c'è sempre questa dialettica nell'economia della salvezza, così la chiamavano i padri. Cioè, Dio che fa di tutto per cercare di far riflettere l'uomo, di portarlo alla ragione, di muoverlo al bene, di convertirlo. Gli uomini che come folli continuano a combinare disastri su disastri, tra di loro ammazzarsi, a buttarsi nei pozzi, nei mari, a suicidarsi e a scatenare attraverso tutto il male che generano la violenza anche delle forze della natura che sembrano quasi vomitare tutto il male che l'uomo stesso gli butta addosso, sull'uomo stesso. Dice lui, c'è una frase molto bella: pare l'uomo stanco di se stesso perché senza Dio non sente la forza di continuare la vita. Gli uomini questo non lo capiscono, stanno male, vanno a cercare, a scandagliare mille cause di queste possibili sofferenze, sempre fuori da loro, perché sto male per colpa di Tizio, di Caio, di Semprone, per colpa di mio marito, di mia moglie, di mia suocera, di mio suocero, di mio padre, di mia madre, di mio figlio, di mia figlia, di mia sorella, di mio cognato, di mio amico, di mio datore di lavoro, di questo, di quell'altro, d'accordo? E pochi dicono: sto male perché non c'è Dio nella mia vita e sono io che l'ho cacciato, non è che lui se n'è andato o mi ha abbandonato, sono io che ho scelto di fare una vita senza di lui. Chiudiamo con una nota molto molto bella, no? Questa esperienza di Luisa, che sarà la nostra esperienza. Attenzione, questa è una cosa bellissima. Noi sappiamo che se c'è una cosa che non possiamo proprio fare del prossimo, pensiamo anche a due persone che si amano profondamente, pensiamo a marito e moglie che sono proprio innamoratissimi, sono veramente due, è una cosa sola, no? Però c'è una cosa che è impossibile anche per loro. Cioè, il marito non può entrare dentro il cuore, dentro la mente della moglie e sentire con il suo cuore,
pensare con la sua mente, percepire le sue emozioni, sapere le sue reazioni, capite? Non si può fare. Eppure, quando l'amore è veramente grande, tende a questa sorta di unione, come dire, assoluta, che però, da un punto di vista umano, incontra dei limiti invalicabili, no? Impossibile. Cosa dice Luisa? Fino a dove giunge l'unione con Gesù? Mi sono trovato trasformato in lui, il mio essere spirito, in modo che non potevo fare altro e vedere altro che quello che faceva e vedeva lui stesso. Cioè, capiamo che sta succedendo. Cioè, Gesù gli fa vivere la sua vita. Cioè, dal di dentro. È una cosa, cioè, che ci fa comprendere, insomma, fino a che tasso di unione con Gesù si può arrivare addirittura in questo mondo. Questa cosa non l'avevo mai sentita, neanche nelle esperienze mistiche, insomma, di tanti maestri e dottori che parlano di queste cose, no? E poi c'è questa rivelazione, insomma, di Gesù, no? Che sembra porre una reciprocità, anche questo, modulata sui parametri comuni dell'amore, tra il bisogno che l'anima sente di lui e quello che per contro, come dire, specularmente sente lui di lei. Perché dice, se tu non puoi stare senza di me, tanto ti sono necessario, è segno che tu sei necessario al mio amore. Attenzione, necessario al mio amore, è bellissima questa cosa, eh? Perché a secondo che uno si rende necessario ad uno, è segno che quello è necessario all'altro. Stabilisce questa sorprendente reciprocità. E spiega anche che non sempre si fa subito vedere perché questa necessità cresca. E poi è bellissimo questo, un'idea, insomma, che chi ama Gesù e Maria soltanto a questa idea che sia possibile una cosa di questo genere dovrebbe riempirsi di gioia, no? Dice, me lo vado a prendere questo sollievo al mio amore. Quindi quando Gesù si manifestava nelle forme intime di amore straordinario a Luisa, era in realtà perché lui stesso voleva prendersi un sollievo. Incredibile. Questo, cioè, incredibile. Ci fa anche molto comprendere l'amore del tutto peculiare che il creatore ha verso la creatura e quanto si diletta dell'amore della creatura stessa. E così come, e così chiudiamo, quanto soffre e quanto si addolora, ecco, l'amarezza per quella vita perduta sotto tutti i punti di vista, quando non solo un'anima non si lascia amare, non corrisponde al suo amore, ma a causa del mostro della superbia distrugge tutto, si autodistrugge e manda in fumo, ahimè, tutti le pene e le sofferenze che Gesù nella passione ha sofferto, perché nessuno abbia a dannarsi, ma purtroppo, come sappiamo, disgraziatissimamente così non è, e non certo per colpa sua, ma a causa della protervia ostinata del superbo cuore dell'uomo. A te, umilissima nostra corredentrice, solo due cose chiediamo al termine di questa meditazione. Uno, che ci preservi, che ci salvi, che ci liberi dal mostro orribile della superbia. E due, che ci unisca al tuo cuore perché possiamo, come dice lo Stabat Mater, piangere con te sulle pene di Gesù ed anche sulle tue. Ecco, basterebbero queste due virtù, l'umiltà e il compatire
Gesù sofferente e Maria sofferente per liberarci di molti, dei mostri che più o meno profondamente attanagliano la nostra anima. E sarebbe anche un modo per perdere molto meno tempo e impiegarlo in maniera molto più santificante e fruttuosa. In questo, o Santa Vergine Divina Maria, ti preghiamo, sostienici, aiutaci. Nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male. Ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.